Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. E ben ritrovati al nostro appuntamento con la rubrica Santi e Caffè. Buon caffè a tutti, io lo bevo in questa mia tazzina così, diciamo, sicula. Allora, oggi inizia una nuova settimana, la Chiesa celebra la festa di Sant'Alberto Magno, è stato il maestro di San Tommaso d'Aquino, lui era domenicano, chiamato Magno per la sua capacità di conoscenze, direi, enciclopediche. Il merito di Sant'Alberto Magno è stato quello di proporre senza più paura il modello aristotelico della riflessione filosofica, perché fino a quel momento aveva in qualche modo, diciamo, nel mondo occidentale latino della teologia e della filosofia dominato Platone, per questa spinta verso la trascendenza, verso il mondo delle idee, come lo chiama lui, ecco. E invece Aristotele, l'altro grande maestro del pensiero filosofico mondiale, direi, era stato un po' appannaggio del mondo arabo, ecco, e quindi si aveva paura nel mondo occidentale di scoprire questa. E Sant'Alberto Magno ha avuto il merito, i teologi sanno molto bene questo, di avere consentito un approccio sereno al modello aristotelico, riempiendo così la teologia di uno sguardo d'insieme straordinario. Ha studiato tutta la vita Sant'Alberto Magno, ha ragione chi dice che è una figura ancora tutta da scoprire. Era un domenicano devotissimo della Santa Vergine. Ecco, oggi lo ricordiamo in un tempo in cui la teologia è alla deriva, in un tempo in cui la teologia, l'insegnamento della teologia risente dei venti gelidi del modernismo, che vi ricordo, casomai sfuggisse, è stato condannato dalla Chiesa il modernismo con il Papa San Pio X. Ma oggi vorrei parlarvi, innanzitutto ricordarvi gli appuntamenti della giornata. Oggi è lunedì, è il giorno del Volto Santo, il Volto Santo di Gesù di Manoppello, quindi non perdetevi la preghiera di questa sera alle 21:15, anche se c'è la partita dell'Italia per vedere se riesce ad andare ai mondiali dell'anno prossimo, la partita di calcio Irlanda-Italia, però alle 21:15 ci sarà questa preghiera che è molto sentita, molto avvertita, e quindi la facciamo veramente volentieri in onda sul canale YouTube di Radio Domina, dove vi invito a iscrivervi perché speriamo che in questo modo vi arrivi la notifica. E poi oggi, essendo lunedì, è il giorno anche di San Michele Arcangelo, così dopo la messa ci sarà il rosario, ma non scollegatevi, rimanete collegati, perché dopo faremo la processione, come ormai sapete, alla statua di San Michele Arcangelo, e ci sarà la preghiera di esorcismo. Attenzione, preciso, di esorcismo, non di liberazione. E può sembrare una preghiera, diciamo, senza niente di eccezionale. Vi garantisco che una preghiera, questa del lunedì sera, fatta davanti alla statua di San Michele Arcangelo, che molti di voi conoscete avendola vista di persona e sapete quanto è bella, è una preghiera fortissima e potentissima. Quindi non perdetevi questo appuntamento ogni lunedì. La Santa Messa in diretta dalla Cappella Domina Nostra, il Rosario per la liberazione del trono di Pietro e poi la preghiera di esorcismo. Rimanete collegati perché è una preghiera molto forte, ne abbiamo tutti bisogno, siamo tutti bisognosi di proteggerci dal diavolo. E poi questa sera, come vi dicevo, alle 21:15 il Rosario del Volto Santo di Gesù. Stiamo anche preparando il libretto, così chi lo vuole lo può richiedere alla segreteria di Radio Domina e poter anche pregarlo avendo il libretto a disposizione, oltre che la coroncina. Bene, allora oggi voglio tornare sul tema dell'ipocrisia di Bergoglio. Voglio mostrarvi un video dove Bergoglio, interpellato sui suoi rapporti personali con Papa Benedetto XVI, supera se stesso, approdando a una forma di ipocrisia senza precedenti, a un pressappochismo teologico che appunto anche quello non ha precedenti, e soprattutto quando si tratta di parlare di Benedetto XVI, che è il catecon,
che è il catecon, ve lo ricordo, non possiamo più avere dubbi. San Paolo parla del catecon, vi rinvio al mio libro Pietro dove sei, lo potete richiedere su Radio Domina, dicendo che San Paolo usa o catecon, quindi l'articolo determinativo prima persona, articolo determinativo maschile, o catecon, cioè quindi l'impedimento come persona, ma poi usa anche to catecon in greco, che è, indica l'impedimento in termini non di persona, perché è un neutro, ma di realtà, ecco, in generale. Ma certamente Benedetto XVI è il catecone. E quindi, come ora vedrete, vi mostro il video. Il titolo è La sconcertante ipocrisia di Bergoglio, due punti, il Papa Emerito non esiste. Questo è il titolo. La sconcertante ipocrisia di Bergoglio, due punti, il Papa Emerito non esiste. È un video desunto dai famosi, epici, straordinari viaggi di Bergoglio e delle sue interviste in aereo. Si vede che la compressione aerea fa effetti di questo tipo. In 3 minuti e mezzo Bergoglio supera se stesso. Vi invito a seguire con attenzione il video che adesso vi propongo e dopo io tirerò un paio di conseguenze, ne ho sottolineate 9, per vedere infine se esista, come lui ritiene, questa, addirittura dice che il titolo di Papa Emerito non è più un'eccezione ma un'istituzione, non è una porta eccezionale, dice Bergoglio, ma una porta istituzionale. Quindi, a parte il fatto che Benedetto XVI non l'ha più utilizzato da molto tempo il titolo di Papa Emerito, e lì saremmo alle comiche, perché ma ascoltate attentamente e notate da subito, ve lo faccio notare io, l'imbarazzo incredibile di un Bergoglio che tiene la scena, di un Bergoglio che sa come gestire le cose, ma quando si tratta di Benedetto XVI, quest'uomo qui è raggiunto da un imbarazzo profondo. Quando si tratta di parlare di Benedetto XVI, il cardinale apostata, idolatra, pluriscomunicato, usurpatore del trono petrino, Jorge Mario Bergoglio, non è più in grado di gestire le cose. Lunghi spazi, brevi spazi di silenzio a cui non si è abituati con Bergoglio, il bisogno di trovare le parole giuste, di gestire una cosa che non è gestibile, perché Benedetto XVI resta il Papa, e questo Bergoglio più di tutti voi e di tutti noi insieme lo sa. Dopo di lui e con lui, quello che lo sa meglio di tutti è il sottoscritto. Adesso ascoltate, e questo video dura 3 minuti e mezzo e dopo facciamo le nostre considerazioni. Ascoltatelo con molta attenzione. Vediamo, prima di partire sono andato a trovarlo, lui mi ha, due settimane prima mi ha inviato uno scritto interessante, mi chiedeva l'opinione, ma abbiamo un rapporto normale, perché torno a questa idea, forse non piace a alcun teologo, io non sono teologo, ma penso che il Papa Emerito non è una eccezione. Ma dopo tanti secoli è il primo emerito questo. E pensiamo, come lei ha detto, sono invecchiato, non ho le forze, ma è stato un bello gesto di nobiltà e anche di umiltà e di coraggio. Ma io penso, 70 anni fa i vescovi emeriti anche erano una eccezione, non esistevano. Oggi i vescovi emeriti sono una istituzione. Io penso che Papa Emerito è già una istituzione. Perché? Perché la nostra vita si allunga e a certa età non c'è la capacità di governare bene, perché il corpo si stanca
Ma la salute forse è buona, ma non c'è la capacità di portare avanti tutti i problemi di un governo come quello della Chiesa. E io credo che Papa Benedetto ha fatto questo gesto di papi emeriti. Ripeto, forse alcun teologo mi dica che questo non è giusto, ma io la penso così. I secoli diranno se è così o no, no? Vediamo. Ma lei potrà dirmi, e se lei non se la sente una volta di andare avanti, ma farei lo stesso, eh? Farei lo stesso. Pregherò, ma farei lo stesso. Ha aperto una porta che è istituzionale, non eccezionale. Il nostro rapporto è di fratelli, davvero, ma io ho detto anche che lo sento come avere il nonno a casa per la saggezza. È un uomo di una saggezza con le nuance, ma che mi fa bene sentirlo, no? E anche mi incoraggia abbastanza. Questo è il rapporto che abbiamo con lui. Ecco, è di uno squallore questo video. Speriamo che non si perdano. Sono documenti storici che un giorno riveleranno il grado di ipocrisia. Persino l'icona si sposta. È un grado, questa è della Sacra Famiglia, hanno ragione. È un grado di ipocrisia, uno squallore senza precedenti. Ecco, allora, adesso faccio una breve sintesi di questi 3 minuti e mezzo che passeranno alla storia. E tiro la conclusione. Innanzitutto, in imbarazzo totale, ve l'ho detto, di Bergoglio che prende pause, non sa quel che deve dire, non sa come gestire la questione quando è in gioco Benedetto XVI. Quando lui, Bergoglio, non c'è Benedetto XVI in mezzo a rompere le scatole, allora lui è libero e parla e asfalta la dottrina cattolica. Ma se viene interrogato su Benedetto XVI, quest'uomo risulta paralizzato, è un Bergoglio irriconoscibile. Quello dimostra che veramente Benedetto XVI è il Papa, è il Romano Pontefice che, anche se anziano, combatte l'eresia, combatte l'impostura. Lo squallore totale di una visione, come tipica di Bergoglio, del tutto aziendale della Chiesa. Quasi come se il Papa è Papa se riesce a governare in termini aziendali la Chiesa, per cui quando poi è anziano deve farsi fuori. Con prospettive, figlioli cari, meno male che la Madonna provvederà col grande prelato a intervenire su quello, prospettive assolutamente banali, di una banalità totale, perché anche lui lascia intendere che a un certo punto è disponibile a fare anche lui il Papa emerito, così apriamo il reparto di geriatria Vaticana e mettiamo i letti a castello, pian terreno Benedetto, primo piano Bergoglio, secondo piano poi quello che viene dopo. E ci sono diocesi, anche Palermo è stata così, dove i vescovi emeriti poi diventano tre. Per esempio, faccio l'esempio di Palermo. Palermo c'ha attualmente come vescovo l'ottimo l'orefice. Ma è ancora vivo il predecessore Romeo, è ancora vivo il predecessore del predecessore De Giorgi. Quindi voglio dire che l'idea che anche il Papa diventi vescovo emerito vi fa capire a quale grado di totale squallore si è arrivati. Ma soprattutto, al di là dell'imbarazzo di Bergoglio che avete potuto vedere dello squallore, di una visione squallida della Chiesa, dove non c'è più questa visione soprannaturale, questa lettura dell'azione della grazia nella persona del Papa, come ora vedremo, perché lui dice è giusto che un papa si dimetta quando non ha più le forze fisiche. Beh, nel 1600 è vissuto Clemente X, che è morto a 86 anni, 1600, capito? 86 anni nel 1600, altro che 95 oggi. Adesso lo vedremo. Ma l'ipocrisia, è questa la cosa che più colpisce, fa dolore a vedere come i massoni hanno conquistato il trono di Pietro e sono senza scrupolo, guardate, sono senza scrupolo. Bergoglio è arrivato lì perché la mafia di San Gallo dal 2005 lo voleva piazzare sul trono di Pietro, non ci sono riusciti, hanno lavorato nell'ombra, come dice il cardinale Gottfried Dannels, per
costringere Benedetto XVI alle dimissioni, è stata tutta una truffa, un bluff, è stato un colpo di Stato senza precedenti. Siamo in presenza di un conclave preordinato e quindi sottoposto alla scomunica late sententia a norma delle leggi della Chiesa, nella fattispecie del documento Universi Dominici Gregis di Benedetto di Giovanni Paolo II, che è una costituzione apostolica. Dunque c'è un bluff totale, clamoroso. Lui sa di non essere il vero Papa, di essere stato piazzato lì dalla massoneria per distruggere una buona volta e definitivamente la Chiesa di Roma, e fa credere al mondo intero col microfono in mano, con un imbarazzo totale, perché si tratta di parlare del catecon. Questo è colui che più di tutti lo fronteggia, Bergoglio, ricordatevelo, cioè il Papa, e fa credere che Benedetto XVI si sia dimesso perché non aveva più le forze, perché non ce la faceva più, e questa è la narrazione ufficiale che deve passare e che Bergoglio, prendendo in giro l'umanità, lascia intendere. E uno si può stupire, qualcuno mi dice: padre, ma davvero potrebbe De Bergoglio essere così, menzognero, così falso? Certo che sì, figlioli cari, quando ci si vende l'anima al diavolo, poi l'anima si liquefà, poi la coscienza non esiste più, scompare, Dio abbandona al male coloro che si consegnano al male, tranne che poi non abbiano un ravvedimento finale, perché la misericordia di Dio è infinita. Allora un'ipocrisia veramente, figlioli cari, immensa. C'è un Bergoglio che sa di recitare, un Bergoglio che sa che Benedetto XVI è rimasto Papa perché si è portato appresso il munus, non ha più usato il titolo di emerito, che era un escamotage iniziale, ma lui finge di non saperle queste cose, si finge il Papa che ha un bel rapporto con Benedetto XVI. E qui il secondo passaggio, sono 9 in tutto, ve li sintetizzo, 3 minuti e mezzo come quelli che abbiamo visto bastano a mostrare chi è veramente Bergoglio e a mostrare che in questo momento il trono di pietro è occupato e impedito. Abbiamo un rapporto normale. Che significa abbiamo un rapporto normale? Ve lo dico io cosa significa, e lo dirà più avanti il nonno di casa, vedete come lo tratta. Avere un rapporto normale per Bergoglio significa che non deve rompermi le scatole, che Benedetto XVI deve rimanersene a casa Mater Ecclesiae a fare il nonnino di casa, il rimbambito a cui regalare a Natale, magari qualche volta vedremo Bergoglio col cappello di Babbo Natale che gli porta i cioccolatini, e così allora questi saluti stucchevoli, questi abbracci, questo pregare insieme di Benedetto con Bergoglio, che fa credere a tutti che ecco, io c'ho il nonnino a casa. Ma guardate l'astuzia stucchevole e stomachevole di quest'uomo, far credere che il Papa, il vero Papa Benedetto XVI, sia il nonno di casa, che appunto è magari con le pantofole, la pipa, non lo so io che visione abbiamo dei nonni, i nonni, a parte il fatto che si tolgono neanche 10 anni. Quindi non capisco a che cosa si riferisca quando Bergoglio lo chiama nonno, il nonno di casa. Non c'è niente di più ridicolo, non c'è niente di più banale e non c'è niente però nello stesso tempo di più astuto da parte di Bergoglio, dello squallido Bergoglio, di far credere che Benedetto XVI, che è il Papa, sia il nonnino di casa. No, Benedetto XVI non è il nonnino di casa, e tra i due non esiste affatto un rapporto normale, è un rapporto dialettico di antagonismo vero e proprio. E poi ecco che nel cuore di questa intervista, di questa risposta imbarazzata, squallida e ipocrita senza precedenti, Bergoglio a un certo punto dice: io non sono teologo. Vabbè, ma che significa io non sono teologo? Vabbè che ci vuole certamente la laurea in teologia, non so se lui ce l'ha, ma un Papa non può permettersi di dire io non sono un teologo, perché il Papa ha la grazia di Stato. Ma se il Papa non sa di teologia, che razza di governo abbiamo? Quello che infatti vediamo sotto gli occhi di tutti, che uno come Bergoglio dica io non sono teologo, almeno in questo, almeno ha detto la verità. E allora qui, ecco, ci fa entrare il tema del Papa emerito.
del Papa Emerito. Dice Bergoglio, Benedetto XVI ha fatto un bel gesto, cioè lui sa che il gesto è stato motivato dalla pressione, dal metus, come direbbe il codice di diritto canonico che rende invalida le dimissioni, lo definisce, quello dell'11 febbraio, dell'annuncio delle dimissioni, Bergoglio lo definisce con un'ipocrisia stratosferica, un bel gesto di nobiltà, di umiltà e di coraggio. Ecco, questa è la narrazione ufficiale, e che Benedetto XVI si è dimesso, che è una cosa normale farlo, soprattutto con più di 40 errori nella declarazio, ma tanto Bergoglio sa che il sistema è tutto alla sua scuola squallida. Io penso a questi cardinali vescovi che al mattino si alzano e poi si lavano e poi si vestono, comunque sia vanno in Vaticano a lavorare con le loro borsette nere. Che squallore pensare a questi uomini. E poi un paio di volte che a me mi è capitato di trovarmi in Vaticano, a Piazza San Pietro, perché io non sono come Viganò che vive nascosto, vado perfino nella tana del lupo, non ho nulla da temere, la Madonna è con me, la mia vita è nelle mani di Dio, i miei giorni sono tutti contati, e mi ferma qualche dipendente della Santa Sede, mi chiama, Don, per favore, possiamo prendere un caffè insieme, è capitato con diversi, e poi mi dicono, padre, ha ragione lei, qui dentro c'è un regime, c'è clima di terrore. Capito? Bergoglio ha creato un clima di terrore in Vaticano e solo gli idioti non se ne accorgono e gli ipocriti come lui. Ecco, allora il titolo di Papa Emerito non esiste. Bergoglio non solo lo caldeggia perché gli fa comodo che Benedetto XVI passi per Papa Emerito, ma addirittura arriva ad affermare che farebbe lo stesso. Ecco, qui si apre veramente uno scenario, veramente, miei cari figlioli, da comiche, cioè siamo proprio alla frutta. E Bergoglio dice anche io farei lo stesso di dimettermi, l'ha detto più volte, però purtroppo non lo fa. Comunque sia, dice che Benedetto XVI col titolo di Papa Emerito ha aperto una porta non eccezionale ma istituzionale. La verità, miei cari figlioli, e lui Bergoglio, che è astuto, lo lascia intendere, è che il titolo istituzionale non c'è alcuna figura istituzionale di cui lui parla quando si parla di Papa Emerito. Non esiste né in teologia né nel codice di diritto canonico l'istituto di Papa Emerito. L'istituto di Papa Emerito non è previsto da alcuna normativa della Chiesa Cattolica, tant'è che c'è stata una controversia sulla scelta del titolo. I canonisti si sono, senza che molti lo sappiano, ma Bergoglio è furbo, tiene le masse nell'ignoranza, gioca le sue carte mediatiche, così le masse non sanno niente, ma c'è stata una zuffa. Nei primi tempi, quando si è parlato di questo titolo di Papa Emerito, perché per esempio solo che poi si sono zittiti tutti, o li hanno zittiti, perché c'è veramente un regime massonico, per esempio Manuel Jesús Arroba, professore di diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense, è stato il primo che direi d'impulso, per un sussulto di decoro della coscienza, ha affermato questa cosa qui. Giuridicamente sono parole del professor Arroba, che non so che fine abbia fatto. Bergoglio abbia detto, forse ha detto, arrobatelo. Giuridicamente di Papa ce n'è soltanto uno, un Papa Emerito non può esistere. Cioè il professor Arroba, che insegna alla Lateranense, non alla Gregoriana, ma sapete che a Roma ci sono diversi atenei di teologia, il professor Arroba dice, dal punto di vista giuridico, quindi pone la questione sul piano giuridico, no, dice, di Papa ne può esistere uno solo, quindi il titolo, l'istituto giuridico di Papa Emerito è inesistente, non esiste. E vi ricordo che nel codice di diritto canonico, per esempio, un atto invalido è nullo, quindi c'è una confusione, e Bergoglio gode di questa confusione ed è il primo a fomentarla. Quando dice che
L'istituto di Papa Emerito è un istituto appunto non più eccezionale, ma che può aprire scenari di vario tipo. Ma non finisce qui, perché per esempio nel marzo 2013 il gesuita professore Gianfranco Ghirlanda, io l'ho avuto come professore alla Gregoriana, lo conosco di persona, ho avuto un colloquio molto acceso con lui qualche anno fa. In un lungo articolo apparso nelle pagine della Civiltà Cattolica arriva alla conclusione che, sono parole del professor Ghirlanda, colui che cessa dal ministero pontificio, ministero è tradotto in italiano ma si riferisce al munus nella fattispecie, non a causa di morte, perché di fatto diciamo noi ci eravamo abituati grazie a Dio al fatto che un papa, morto un papa se ne fa un altro, cioè il papa cessa di essere papa con la morte, oppure al limite se è impedito mentalmente, ma a quanto pare non è mai accaduto, forse con gli antipapi, i falsi papi sì, ma con i papi no. E quindi diciamo, dice il professor Ghirlanda, che anche lui è un giurista, un canonista, colui che cessa dal munus pontificio non a causa di morte, pur evidentemente rimanendo vescovo, non è più papa in quanto perde tutta la potestà primaziale, perché essa non gli era venuta dalla consacrazione episcopale, ma direttamente da Cristo, tramite l'elezione papale. Allora ve lo spiego, come spero sempre di essere semplice nelle spiegazioni io. Bergoglio dice, del resto ci sono i vescovi emeriti, quindi ci può essere anche il papa emerito. No, è un perfetto ignorante, oltre che un abile ipocrita e uno squallido teologo. Perché Bergoglio dovrebbe sapere, come il professor Ghirlanda afferma, che l'istituto di vescovo emerito ci può stare, perché l'ufficio al vescovo proviene dalla consacrazione episcopale, cioè un prete diventa vescovo, allora con la consacrazione episcopale appunto gli viene dato l'ufficio, il munus di vescovo. Invece il papa riceve direttamente da Cristo, tramite l'elezione in conclave, il munus petrino. Dunque non può essere la stessa cosa del vescovo, il vescovo di Roma non può essere la stessa cosa dei vescovi di tutto il mondo, e Bergoglio questo lo dovrebbe sapere, ma nell'ipocrisia senza limiti che lo caratterizza finge di non saperlo. Quindi il papa non si può dimettere se non per casi, come dice il canone 332 paragrafo 2 del codice di diritto canonico, se non per casi eccezionali e senza costrizione e con atto formale perfetto, cose che Benedetto ha smentito nel farlo, e soprattutto non è più papa, non esiste il papa emerito, perché il munus petrino proviene direttamente da Cristo, non dai vescovi. Casomai quello che si può dire è che i cardinali lo eleggono, ma il munus viene, come la Chiesa ci insegna, dallo Spirito Santo, da Cristo, che attraverso l'elezione glielo consegna, capito? I cardinali scelgono e il Cristo gli consegna le chiavi, tu sei Pietro. Quindi è un affare personale tra Pietro e Cristo, non esiste il Papa emerito, non può esistere il Papa emerito. Ecco allora Bergoglio che invece dice che invece la figura di Papa Emerito, dice lui, forse qualche teologo mi dirà che questo non è giusto, ma io la penso così, e poi getta lì quell'affermazione, l'unica vera di questo sproloquio di 3 minuti e mezzo, che sempre di più ha gettato la Chiesa, casomai ce ne fosse bisogno, nel buio più totale, per colpa anche dei vigliacchi pastori che tacciono. Ieri sera mi ha colpito molto la telefonata di quel tizio che chiamava dalla Florida. Guardate, voi dovreste entrare nella mia coscienza di sacerdote. Io vedo i numeri clamorosi di Radio Domina, che ormai è un network. Ho capito di essere divenuto, mio malgrado, un punto di riferimento. So per questo ciò che pago e ciò che rischio. Ma mi abbatto quando vedo che i preti non vengono fuori, santa pace, veramente i cardinali, i vescovi, anche quelli verso i quali mi sforzo di continuare a nutrire stima, se ne stanno tranquillamente al loro posto, c'è la barca affonda e nessuno dice nulla, solo Don Minutella e Don Bernasconi alzano la voce in Italia.
E come si fa? Perché poi quando mi sento dire qui abbiamo bisogno, adesso sto già cominciando a pensare, mi hanno detto che esiste un programma costosissimo che mentre io parlo può tradurre, non so se è vero, può tradurre diciamo in maniera diretta in inglese, perché il tale diceva ma noi vorremmo le sue catechesi lingua inglese, poi penso a tutto il mondo ispanico, mi aspettano in Perù, in Brasile, in Argentina, in Colombia, veramente guardate, poi io sono qui che devo gestire piccola Nazareth, poi c'ho procedimenti penali, insomma figlioli cari, veramente è un momento drammatico e i preti non vengono fuori, che vigliaccheria, che donabondismo imperdonabile, se non che Benedetto XVI, ritorniamo al testo e concludiamo. Benedetto XVI, dunque, dov'è? Dice una cosa che secondo me fa molto riflettere, cioè lui, come afferma, per esempio Stefano Violi, dice, ha dichiarato Benedetto XVI di non rinunciare al munus petrino, ma al ministerium, cioè all'esercizio del munus, quello che è il governo. E quindi Benedetto XVI, secondo i canonisti stessi, resta il Papa. E allora chi è Benedetto XVI? Ma è il nonnino. Capito Bergoglio come ci prende per i fondelli? A me no, a voi non lo so. Si arrangino iuna cum e tutti i vigliacchi di questa triste situazione attuale, da cardinali santi a vescovi, come dire, a vescovi compromessi, ma ormai tutti fanno silenzio. Io non mi faccio prendere per i fondelli, costi la vita, da Bergoglio. Glielo dico in faccia, cardinale Bergoglio, sappi che nel mondo c'è una zanzara, capito? C'è una zanzara che si chiama Minutella che ti dice in faccia: non sei il Papa, non ti temo, non ho paura di te, sei tu che devi avere paura. Guarda chi c'è alle mie spalle, la tua avversaria, la tua nemica. Se te sei quello, come dicono i messaggi diavola, che va a braccetto con l'anticristo, io sono quello che va a braccetto con la Santa Vergine. Vediamo poi alla fine, anche se hai dalla tua parte i media che mentre ti idolatrano a me mi ridicolizzano e mi banalizzano, però vediamo alla fine, vediamo. Alla fine, vediamo perché le battaglie sono importanti, ma è la guerra che va vinta. Il nonnino di casa, così come avete sentito, Bergoglio chiama Benedetto XVI, il nonnino di casa, in questo modo prende per i fondelli milioni e milioni di fedeli cattolici nel mondo e quel che è peggio è la visione, ho concluso, squallida del munus petrino. Lui dice, Bergoglio, è giusto se poi il corpo si stanca e non c'è la capacità di governo che un papa si diventa, ma perché la Chiesa è un'azienda? Ma perché il Papa è un capo, è un imprenditore? Vedete che i massoni, di cui Bergoglio è ottimo esponente, io non so se lui lo è e non mi interessa saperlo, che sia esponente voluto dalla massoneria per distruggere una buona volta, sedendosi sul trono di Pietro, la Chiesa cattolica. Naturalmente non ci riusciranno. Leone XIII, stasera facciamo di nuovo la preghiera come ogni lunedì di esorcismo. Leone XIII dice: dove c'era la cattedra di Pietro, hanno piazzato. Lui aveva visto Leone XIII tutto questo e lui dice, Bergoglio, in questa visione tipica del mondo massonico, ecco perché le donne, visto che i preti non vengono fuori, è successo già nel XV, XIV, XV secolo con Santa Caterina da Siena, i vescovi non venivano fuori, i preti tacevano, Caterina da Siena, 23enne, 25enne, donna, vergine, ragazza, va a prendere il Papa Gregorio XI ad Avignone e lo riporta a Roma. Io credo, care donne, che voi potreste fare la differenza, perché ci abbiamo i massoni in casa e loro hanno una visione che voi donne non possedete e che loro non posseggono, al contrario. Cioè loro hanno la visione aziendale della Chiesa, hanno trasformato la Chiesa in un'azienda, in un'impresa. Chiaro che poi il capo ufficio, l'imprenditore deve andare poi a riposare in pensione perché non ce la fa più, ma forse voi donne avete la visione della Chiesa come amore e siete più sensibili al tema del mistero di Dio. L'uomo vuole raggiungere la profondità, la donna vive l'intimità. Allora aiutate me, aiutate il Signore, soprattutto la Santa Vergine, a custodire la visione di una Chiesa come mistero di comunione, di grazia, mistero di intimità e di soprannaturale. Detto questo, aggiungo che appunto Bergoglio ha una visione aziendale. Peraltro smentita,
e vi dico perché storicamente, perché lui dice è giusto che un papa, se non ce la fa più, si metta da parte. Beh, lui ancora una volta mostra la sua profonda ignoranza e la sua inammissibile ipocrisia, parlo di Bergoglio, perché Leone XIII ha vissuto, è morto nel 1903, è morto nel 1903, quindi non stiamo parlando di chissà quali secoli, stiamo parlando di un'epoca piuttosto recente, è morto nel 1903 all'età di 93 anni, 4 mesi e 18 giorni. Ecco. E non è l'unico. E possiamo tornare anche a ritroso nei secoli passati. Per esempio, Clemente XII, Lorenzo Corsini, morto il 6 febbraio 1740, quindi siamo nel XVIII secolo, è rimasto papa fino all'età di 87 anni, e siamo nel Settecento. Povero papa, dovette assistere a tutto il dramma della Rivoluzione Francese, l'Illuminismo, eccetera. Ancora, Clemente X, morto il 22 luglio 1676, quindi ancora più indietro, è rimasto papa fino all'età di 86 anni. Il beato Pio IX, un celebre papa dell'Immacolata, è morto all'età di 85 anni. Giovanni Paolo II ne aveva 84 anni, 10 mesi e 25 giorni, ed era tra l'altro Giovanni Paolo II, mentre Leone XIII muore a 93 anni, però in salute regge fino alla fine. Noi abbiamo sotto gli occhi tutti, sotto gli occhi l'immagine di un Giovanni Paolo II che non solo muore a 84 anni, ma per diversi anni affronta una malattia devastante, il morbo di Parkinson. Ecco, allora l'affermazione di Bergoglio è del tutto squallida: il Papa non è colui che fa, il Papa è colui che è, e tutto questo dimostra la imperdonabile ipocrisia, perché l'istituto di Papa Emerito non esiste. Benedetto XVI è stato furbo, l'ha adoperato all'inizio per poi sottrarlo all'attenzione dei suoi avversari. Ecco, ancora oggi ho voluto mostrarvi a quale livello di imbarazzo totale quando parla di Benedetto XVI perviene Bergoglio, ma anche parimenti a quale livello di pressappochismo teologico, io non sono teologo, l'ha detto, e giunge Bergoglio, e ancor di più a quale squallore ipocrita è capace di condurre quest'uomo, la Santa Madre Chiesa, in questi tempi di grande apostasia. Noi dobbiamo pregare, sappiamo che la Madonna è con noi, dobbiamo stare, come ci dice Gesù e la Madonna nei messaggi di Avola a Pino Auricchia, dobbiamo stare fortemente ancorati a Benedetto XVI. Nel post che ho fatto ieri ho voluto mettere proprio questa affermazione della Madonna del Pino, che trovo molto molto forte, perché ci fa capire quello che noi dobbiamo fare. Eccolo qui: noi dobbiamo stare col Papa, figlioli cari, tutto qui, noi dobbiamo stare con il Papa, non dobbiamo fare altro che questo, e la Madonna ce lo raccomanda. Il nostro compito è stare con Benedetto XVI. Eccolo qui, dice la Madonna: il mio resto fedele. Questo è un messaggio a Pino Auricchia, i messaggi della Madonna del Pino del 30 maggio 2010. Il mio resto fedele, il piccolo resto, quindi Don Minutella non si sta inventando nulla, il piccolo resto io l'ho chiamato, no? Da subito, e le ho prese le botte, le batoste da tutto il mondo. Il mio resto fedele segue, dice la Madonna, il Papa attuale, Benedetto XVI, continuate a seguirlo e a rimanere fedeli a lui. Quindi, piccolo resto cattolico, cari figlioli, il nostro compito è stare in termini affettivi e effettivi, come detto se ci sono, affettivi, lo pensiamo, gli vogliamo bene, gli siamo vicini con la preghiera e preghiamo per lui, ed effettivi, la messa e i sacramenti in unione con lui che è il vero Papa. Più chiaro di così solo i donabondi e i vigliacchi che stanno contribuendo a questa distruzione squallida del cattolicesimo romano non se ne accorgono. Grazie a Dio noi siamo qui e combattiamo la nostra battaglia. Bene, adesso c'è possibilità di rispondere a qualche telefonata. Pronto? Pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Sono Marta da Milano. Prego, Marta da Milano. Sì, io volevo chiedere,
È giusto chiedere le grazie agli angeli del purgatorio o soltanto ai santi? Sì, rispondo, Dio ti benedica, Marta, Grazie. ma certo che si possono chiedere le grazie. Io tante volte mi sono rivolto alle anime sante del purgatorio. Perché si dice anime sante del purgatorio? Perché tutti i mistici, sebbene, diciamo, questo non è un dogma, quello che sto per dirvi, però è attestato da tutti i mistici, affermano che il purgatorio ha tre livelli. C'è il purgatorio più basso che confinerebbe, potremmo dire così idealmente, con l'inferno. Poi c'è il purgatorio medio, che è quello appunto che sta in mezzo, e il purgatorio più alto. Il purgatorio più alto è praticamente ai confini col paradiso. La mistica Natuzza Evolo di Paravati, che tutti voi conoscete, che ha avuto un forte carisma nel rapporto con le anime del purgatorio, parla di giardino verde, ecco. Allora qui lì ci sono le anime che ormai sono quasi del tutto purificate e sono quasi del tutto vicine a Dio, e queste anime pertanto possono essere invocate per avere grazie, le anime sante del purgatorio. Più difficile è che possiamo ottenere grazie dalle anime del purgatorio basso e anche un po' da quelle del purgatorio medio, ma certamente le anime purganti che sono ormai prossime al paradiso possono ottenere per noi tante grazie, quindi possono essere invocate e possono essere invocate per avere grazie. Esistono novene tridui, come si fa per i santi, per chiedere grazie alle anime del purgatorio, e queste molte volte si ottengono, quindi si può senz'altro fare. Loro ci ascoltano nel mistero della comunione dei santi, tra chiesa militante che siamo noi e chiesa purgante esiste un legame molto più forte di quello terreno, per cui noi possiamo pregare per loro perché vadano in paradiso, ma anche no, loro possono pregare per noi, e noi possiamo chiedere loro non solo di pregare per loro, ma pregare loro perché ci aiutino nelle prove e nella vita e ci ottengano le grazie. Pronto? Pronto, si è lodato Gesù Cristo, Sempre Padre sia lodato. Alessandro. Sono Andrea e telefono da Bergamo, Prego, Padre. Andrea. Volevo chiedere, le funzioni di rosari che voi trasmettete a Radio Domina, Sì. se vengono ascoltati non in diretta, sono sempre valevoli, diciamo, come sacramenti? Questa è la prima Sì, cosa. sì. La seconda cosa, volevo chiedere come si fa a riconquistare la fiducia nello Spirito Santo, no? Dopo, diciamo, in questo momento di casino, no? E Certo. poi un'ultima cosa, la Chiesa dopo questa tempesta, come sarà? Dico, il grande prelato cambierà qualcosa? Grazie tanto, l'aspettiamo al nord, perché Sì, siamo sì, sì. allo sfacelo al nord, Lo Padre, so, lo so, lo grazie, so, lo so. grazie. Tanta benedizione. È vero quello che dice Andrea, mi pare. Andrea ha detto, è vero quello che Andrea dice. Il Nord è in un momento di difficoltà perché, però, ci sono tante anime forti, decise, che dicono che sono lì pronte ad aspettare. Purtroppo era tutto stato ben organizzato. Eravamo in vabbè, non voglio entrare nel merito. Il Nord è del tutto abbandonato a se stesso, però adesso si provvede. Non preoccupatevi, entro Natale ci sarà abbondante possibilità. Presumo anche col sottoscritto, vedremo. Molto probabile per le confessioni, le messe e tutto il resto. Allora, se la messa non puoi seguirla per ragioni, per impedimenti inaspettati. Per esempio, c'è la messa su Radio Domina, poniamo il sabato pomeriggio, te ci tieni molto, ma ti bussano e ti vengono a trovare tuo fratello con la moglie e te non l'aspettavi, mica puoi mandarli via, non sarebbe carità. Allora sì, poi dopo la puoi seguire differita allo stesso effetto. Quindi quando ci sono impedimenti inaspettati, ma non quando invece dipende da noi. Cioè non possiamo decidere noi sulla base dei nostri capricci o delle nostre scelte. Se per esempio dico, beh, adesso finisco di studiare oppure finisco di guardarmi Canale 5 e poi dopo me la seguo in differita la messa. No, quello no, quello no. Cioè devono essere impedimenti oggettivi. E infine, per quello che riguarda il grande prelato, beh, Fiero caro, io non ho la sfera magica, ma ritengo che, insomma, il suo compito sarà sempre più chiaro per la gente del piccolo resto. Cioè, lui dovrà, alla morte di Benedetto XVI,
sarà scelto dai cattolici di Roma e non so chi sia, ma c'è una persona che fa dir messa per i cattolici di Roma già da adesso, già da un po' lo fa, perché sappiano scegliere bene, perché siccome i cardinali non possono più scegliere perché sono tutti complici dell'eresia, pertanto non sono nelle condizioni, lo prevede il codice, di scegliere il Papa perché sono eretici, apostati, questo toccherà ai fedeli di Roma che sono stati con Benedetto XVI battezzati, che hanno sempre voltato le spalle all'eresia, hanno diritto e persino il dovere di scegliere il Papa, si metteranno in preghiera, non so bene come, bisognerà che vigilino molto, perché è chiaro che il diavolo si accanirà contro i fedeli di Roma, soprattutto in quel periodo lì, credo, appena muore, speriamo mai, Benedetto XVI, il diavolo spunterà la sua attenzione particolarmente sui cattolici di Roma, parlo di Roma città, e non importa che sono quattro, poniamo, non importa il numero, l'importante è che siano cattolici, apostolici, romani, che non abbiano ceduto alle eresie correnti e che abbiano fino alla fine riconosciuto Benedetto XVI come Papa. E per questo loro potranno mettersi in preghiera per un po', e poi lo Spirito Santo indicherà, sì, tutto il resto verrà da sé. Benissimo, off limits, l'ultima telefonata. Pronto? Pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Io volevo parlare in diretta con... Prego, prego, Alessandro. Prego, chi parla? Sono Angela da Modena. Prego, Angela da Modena, dimmi pure. Don Alessandro, senta, io innanzitutto volevo ringraziarla con tutto il cuore, sì, per la sua opera. Io mi sono riavvicinata alla fede casualmente, anche se il caso non esiste, grazie a lei e a Don Enrico, che ho avuto il grande onore, il piacere e la gioia di incontrare meno di un mese fa, e sono riuscita finalmente a confessarmi. Sì. Ma non la sto chiamando per questo, io vorrei tanto che lei desse una risposta chiara per un problema, un peso che si porta mia mamma. Io ho la mia decisione e ho le mie idee molto chiare a proposito. Mio nipote piccolino fra poco si farà la comunione. Sì. E io, se verrò chiamata da mia sorella, rimarrò fuori dalla chiesa, e con molta chiarezza dirò a mia sorella le motivazioni. Cioè, io non ho intenzione di mettere piedi in una casa che era del Signore, nel quale si svolge un rito che non viene più fatto nel nome del Vicario di Cristo, sì, che è Papa Benedetto XVI, e non ho intenzione di mettere in gioco in questo la salvezza della mia, certo, anima, che con tanta tanta fatica e tante preghiere tutti i giorni sto cercando di alleggerire. Certo. Mia mamma è in una situazione psicologica diversa, perché è la nonna. E lei, anche ieri sera abbiamo avuto una discussione, a tale proposito mi diceva: ma io, se ne parlo con il Signore, lui capirà. Io ho detto: mamma, la fede non è una contrattazione, tu sei nella condizione psicologica e fisica ormai di aver compreso qual è la situazione purtroppo drammatica oggi, e siamo chiamati a fare delle scelte anche molto coraggiose che ci metteranno anche contro i nostri stessi familiari, come in realtà nel nucleo della mia famiglia purtroppo è già successo, padre. Sì. Ma va bene, cioè ognuno ha la sua croce da portare, io personalmente la porto con, sì, grande, sì, gioia e con grande amore. Ecco, mia mamma ha questo dubbio, sì, cioè di entrare, e dicendo in cuor suo, prendendo le distanze dalla messa che si svolgerà e pensando in questo di poter essere perdonata agli occhi del Signore. Sì. Io so che lei si è già speso tantissimo e abbondantemente per chiarire questi dubbi, però vorrei che con la sua capacità dialettica e la sua semplicità che arriva direttamente ai cuori delle persone anche più semplici, potesse rivolgersi a mia mamma, che si chiama Bianca Maria,
e poter chiarire a lei qual è il pericolo Sì, al di là va bene, della Fiola cara, sorte. è già chiaro, dobbiamo chiudere perché siamo oltre il tempo previsto. Certo, Intervengo padre. brevissimamente su quello che hai detto, va bene? Grazie, Tanta padre, prego benedizione. tanto per lei e per Grazie, Don Enrico, la grazie, grazie. saluto. Dobbiamo avere pazienza, non sei l'unica Fiola cara che in famiglia, te la mamma, io non dico i miei, quello non dice i suoi, ognuno ha in famiglia, tra i parenti, gli amici, i conoscenti, i parrocchiani, eccetera, quelli che ti saltano addosso, oppure sono in una posizione intermedia che ti ascoltano, sembra che stiano lì per capire che hai ragione, si decidano, invece non si muoveranno mai. Dobbiamo pregare, questo sì, l'ho detto più volte e lo ribadisco. Figlioli cari, non basta più solo la parola, questo dobbiamo fare un salto di qualità, dobbiamo chiedere, chiedete alla Madonna lo sguardo soprannaturale, le anime si salvano col sacrificio, il dolore e la croce e quindi accettiamo questa sofferenza. Io conosco anime del piccolo Oresto che stanno a letto, non si muovono, seguono tutto di Radio Domina e poi erano anime un po'... che vivevano un po' nella paura, nel vuoto, da quando hanno scoperto Don Minutella che parla spesso, sovente di questo, cioè di abbracciare la croce, di farne una fonte di gioia soprannaturale, queste anime si sono rasserenate, potrebbero quasi scriverlo, sottoscriverlo se io, dico il falso o il vero. E soprattutto offrono, hanno capito che tra soffrire e offrire c'è di mezzo una S che fa la santità. Quindi offriamo per i nostri familiari che ancora temporeggiano, fiduciosi, perché a dire il vero io temo che non ci sia più tempo e che quelli che non sono voluti saltare dentro l'arca purtroppo annegheranno. Devo essere molto crudo in questo, ahimè. Ma Gesù lo dice nel Vangelo, dice uno sarà preso e uno sarà lasciato, due donne staranno a lavare, fare il bucato, una sarà presa, l'altra sarà lasciata. Quindi diciamo è importante che si abbia chiaro che i legami che adesso contano sono soprattutto quelli spirituali. Però, fiori cari, continuiamo a pregare, continuiamo a dire il rosario, a offrire le nostre sofferenze. Anch'io ogni giorno offro le mie giornate sacerdotali, sono come Dio solo sa. Io lo accetto. Sono considerato un mostro, sono trattato come un uomo che delira, ma offro sempre tutto questo alla Madonna. Dico alla Madonna solo dammi la forza, ma ti offro queste mie sofferenze. Perché nuove anime scoprano la verità, quindi il dolore, il sacrificio, l'immolazione. Voi sapete, ne abbiamo parlato qualche volta, approfondiremo anche il tema, ho concluso, oggi stiamo andando molto oltre con l'orario, delle anime ostie. Ci sono anime come la beata Pina Suriano. Pina Suriano, a me molto cara, come sapete, le ho scritto un libro su di lei, sulla sua vita, si è offerta vittima per i sacerdoti. Più io sarò ostia, aveva detto, più saranno sacerdoti. Allora, voi prendete le parole di Pina e dite, più io sarò ostia, più i miei familiari si apriranno alla verità. E questo è il cammino che dobbiamo seguire. Non c'è altra via, figlioli cari. Mi dispiace se vi deludo, ma spero di no, che invece vi dia questo slancio, passione, trasporto. La via è quella della croce, la via è quella del Calvario. Vi ricordo il segreto di Fatima, la Madonna che mostra il vescovo vestito di bianco, seguito da chi come martire lo accompagna. Bene, miei cari, vi aspetto per il rosario del Volto Santo questa sera alle 21:15, ma soprattutto per la preghiera di esorcismo che farò su tutti voi al termine del terzo rosario intorno alle 19:15-19:30. Non scollegatevi, rimanete in diretta fino a quel momento lì. Vi auguro una giornata piena di pace e di serenità, coraggio con la corona del rosario in mano. Affrontiamo anche questo nuovo giorno che Dio ci ha dato. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.